nostro centro nasce da una intuizione imprenditoriale di Fulvio Bracco che, a fianco dell'esperienza core che, della famiglia, che è tipicamente legata al mondo farmaceutico, ha voluto portare in Italia, sviluppare in Italia un concetto di prevenzione innanzitutto, quindi una cultura proprio del prevenire la malattia prima ancora che del prendersi cura, del curare, del risolvere il problema, legandolo ad un concetto fondamentale che è quello di una diagnosi sempre più accurata, sempre più capace di dare risposte in grado poi di sviluppare terapie personalizzate. In poche parole diciamo che l'intuizione è stata quella di portare, stiamo parlando di 40 anni fa in Italia, già le basi per la costruzione della medicina personalizzata, la risposta fatta sull'individuo e non sulla casistica o sulla statistica di una malattia. Centro diagnostico nasce quindi come realtà poliambulatoriale in grado di dare servizi al paziente, risposte alle esigenze di conoscenza e di diagnosi del paziente e soprattutto in grado di condensare in uno spazio di tempo estremamente limitato quello che è tutta una serie di esami in grado di fare una visione completa dello stato di salute di una persona, quelli che oggi conosciamo tutti abbastanza diffusamente come i check-up. Quello che sfugge probabilmente ai più, e diciamo questo è anche un po' tutto sommato colpa nostra, la presa conoscenza, la sicurezza legata al fatto che noi siamo in grado di esportare queste nostre capacità, questa nostra professionalità anche all'estero. Abbiamo forse fin troppo tempo vissuto di una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di altre realtà internazionali. Oggi è il tempo di dimostrare che l'Italia non è solo turismo, ma anche dal punto di vista clinico-scientifico è in grado di competere ai più alti livelli con le più alte professionalità europee ed internazionali. Noi abbiamo deciso di partecipare a questa esperienza per noi totalmente nuova perché oltretutto siamo una realtà molto molto localizzata, siamo presenti in Milano, in alcune parti della Lombardia, stiamo valutando l'ipotesi di aprirci oltre i confini della nostra grande città e tutto sommato ci stiamo rendendo conto che il nostro modello di business, la proposta che noi facciamo è una proposta che non ha confini, una proposta che può andare bene per tutti, non soltanto ovviamente per i cittadini milanesi che restano nel nostro cuore, ma abbiamo visto come dalle altre regioni molto spesso si rivolgono a noi per avere pareri, ulteriori analisi, ulteriori indicazioni e riteniamo che tutto sommato alzare un po' la testa e guardare anche oltre i confini del nostro paese possa essere un'esperienza per noi anche utile.